Quando bevo alla fonte, trovo l'acqua viva, anch'essa assetata, e mentre io la bevo, irrequieta, essa non apposa, si spande per le vie che scendono. Chi fosse riuscito a comprendere quell'acqua e i suoi segreti? E Dio disse: avrebbe compreso. Si radunino tutte le acque che sono sotto il cielo. Ora la terra era informe e deserta, e appaia l'asciutto. E le tenebre ricoprivano l'abisso. Chiare, e lo spirito di Dio dolci aleggiava sulle acque. Dalla terra nasce l'acqua. Laudato sii, mio Signore, per suor acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. L'acqua. Perché si parla tanto di acqua? Perché l'acqua oggi più che mai è un problema vitale. Vitale nel senso letterale del termine. L'acqua è essenziale per la vita. Eppure noi non abbiamo la consapevolezza della sua scarsità. Il diritto di accesso all'acqua, di cui comunque di fatto sono privi nel mondo 1.300.000.000 di persone, viene ora messo in discussione proprio in quanto diritto. In realtà, mercificare, privatizzare l'acqua, non rappresenta una risposta alle necessità delle persone, no. Costituisce la consegna di un bene essenziale a chi intende trarne profitto, cioè alle multinazionali. Opporsi alla privatizzazione non è un'operazione retrograda. Non è affatto vero che la privatizzazione garantisca una gestione efficiente e razionale della risorsa acqua, no. Dove si è privatizzato non c'è stato il miglioramento dei servizi e neanche una riduzione dei prezzi. E dei tanti casi su cui focalizzare l'attenzione, noi abbiamo scelto quello boliviano perché ci sembra davvero emblematico. La rivolta di Cochabamba risale al febbraio del 2000. Lì, alcuni mesi prima, il governo, sollecitato proprio dalla Banca Mondiale, aveva deciso di privatizzare l'acqua e aveva affidato la gestione dell'acqua a un gruppo di multinazionali. Beh, l'annuncio di un aumento spropositato sulle tariffe ha acceso la protesta in diverse città boliviane e la repressione è stata molto dura. Ha provocato 6 morti a Cochabamba e 4 morti in un'altra città, a Chacachi. Beh, la mobilitazione aveva coinvolto contadini, operai, studenti, docenti, tutti riuniti insieme, le comunità ecclesiali, tutti riuniti in questo coordinamento per la difesa dell'acqua e della vita. Molti dei conflitti che sono incentrati sulle risorse, come l'acqua, vengono nascosti, vengono camuffati. Chi controlla il potere preferisce far passare queste guerre per l'acqua o per l'accaparramento di materie prime, come il petrolio, l'oro, i diamanti, come se fossero conflitti etnici, tribali, religiosi. Conflitti per la sicurezza contro il terrorismo. Il conflitto per l'acqua è solo un aspetto, anche se tra i più rilevanti, del conflitto per la liberazione della Palestina. Non si risolve il problema dell'acqua se non si risolve assieme quello della costituzione di uno Stato palestinese, della sua piena indipendenza. Le dighe rappresentano da sempre una delle forme più simboliche del dominio tecnologico dell'uomo sulla natura. Non solo sono motivo di conflitti fra diversi stati, ma anche all'interno dello stesso stato. Pensate che nel mondo ci sono attualmente 19.000 dighe di oltre 30 metri d'altezza. Diventano 45.000 se consideriamo le altezze fino a 15 metri, sono già delle dighe. Ma la natura e la storia hanno già dimostrato, a volte in modo anche molto drammatico, la fragilità, i limiti di queste grandi opere. Così che oggi le dighe sono classificate come dei grandi rischi tecnologici, al pari, non so, di una centrale nucleare o di un'industria chimica pericolosa. Le grandi dighe sono per lo sviluppo di una nazione quello che le bombe nucleari sono per il suo arsenale militare. Entrambe sono armi di distruzione di massa. Entrambe sono strumenti che i governi usano per controllare il proprio popolo. Vandana Shiva, nell'introduzione al suo libro Le guerre dell'acqua, ha stigmatizzato con parole di fuoco questo sistema di sfruttamento globalizzato. Sentiamo. Distruggere le risorse idriche e i bacini forestali e acquiferi è una forma di terrorismo. Negare ai poveri l'accesso all'acqua, privatizzandone la distribuzione o inquinando pozzi e fiumi, è anche questo terrorismo. I terroristi non sono solo quelli che si rifugiano nelle caverne dell'Afghanistan. Alcuni si nascondono nelle sale dei consigli di amministrazione delle multinazionali, dietro le norme sul libero mercato imposte dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, che negano a milioni di persone il diritto a una sussistenza sostenibile. Lo aveva detto anche il Mahatma Gandhi. La terra ha abbastanza per le necessità di tutti, ma non per l'avidità di pochi.
Sta a noi scegliere se condividere o arraffare, se convivere o distruggerci, se responsabilizzarci o fregarci. Ma veniamo all'Italia. Italia e acqua, un mosaico di incredibili paradossi, a cominciare da quello che ci presenta l'Italia come il maggior consumatore mondiale di acqua minerale in bottiglia. Nel 2003 c'è stata un'inchiesta promossa dal procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, e ha condotto un'indagine su tutte le acque minerali che vengono prodotte in Italia. Bene, gli inquirenti sono arrivati a una scoperta sensazionale. La maggior parte delle aziende del settore si rivolgevano a dei laboratori che utilizzavano metodi di analisi truccati, cioè tarati al rialzo per non rilevare le sostanze inquinanti anche quando queste c'erano. Poi, successivamente, dai controlli che ha eseguito l'Istituto Superiore di Sanità sui certificati di analisi, quelli che vengono riportati in etichetta, no? Beh, su 98 acque minerali, soltanto 12 erano in regola con la legge, tutte le altre no. Le concessioni però che queste multinazionali pagano alle regioni per lo sfruttamento delle sorgenti dove prendono l'acqua minerale, appunto, sono scandalosamente irrisorie. In Lombardia, per esempio, ecco, mediamente la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti costa alle aziende produttrici 0,02 lire al litro. Esprimerlo in euro sembra impossibile, ma io ci provo perché andavo molto bene in matematica. Sarebbero 0,00001 euro. Cioè un centomillesimo di euro. Con un euro loro comprano 100.000 litri d'acqua. Adesso fate il conto quanta ve ne danno voi con un euro. Allora diciamocelo schiettamente. Ma che senso ha pagare 300, 600, persino 1.000 volte di più un litro di minerale quando poi sono poche le differenze con l'acqua erogata dal rubinetto? Anzi, il suo imbottigliamento, la conservazione per delle settimane nella plastica e poi il trasporto con i tir sotto il sole sono degli ulteriori elementi che danneggiano l'acqua minerale prima che arrivi sulla vostra tavola. L'acqua del rubinetto, invece, è fresca di giornata. Viene pescata dalle profondità della terra nelle ore precedenti al consumo. Poche ore, non 2 anni come l'acqua minerale in bottiglia. Scusa, ma tu non berrai mica acqua del rubinetto? No. Perché? No, perché preferisco bere l'acqua in bottiglia. Mi sento più sicuro. No, noi non beviamo acqua del rubinetto. No, non bevi acqua del rubinetto. No. No, no, io bevo acqua normale. Perché vado a prendere l'acqua normale, non mi piace quella del rubinetto. Quella normale, non quella del rubinetto. In bottiglia. No, no, assolutamente no. Perché? Perché non mi piace. Perché è piena di calcare, poi non so da dove arriva. No, no, non mi piace per niente. Io bevo solo l'acqua in bottiglia. Quando capita? Perché devo bere l'acqua del rubinetto? No, così la beve. No. Io no, bevo l'acqua minerale. Sensate. Non berrà mica l'acqua del rubinetto. Certo che bevo l'acqua del rubinetto. Davvero? Sì, perché qua nelle zone di Cologno e Milano l'acqua è la migliore d'Italia. Cioè, sì. La propaganda del... Beccati quello. No, che propaganda. No, ha ragione. L'acqua del rubinetto, perché c'è un vizio, che tutti vanno per l'acqua minerale, però i pensionati là sono là 5-6 euro per ogni due confessioni d'acqua. E allora la pensione non è più abbastanza, ora bevo l'acqua del rubinetto perché è buona. Perché è buona? Perché è buona. Sul tema del risparmio idrico abbiamo chiesto alcuni consigli pratici a Jacopo Fo. Lui da molti anni si occupa di questi temi come consulente di diverse amministrazioni comunali e anche perché gestisce un sito internet, molto, quello del commercio etico, che è molto attivo in questo senso. Vediamo cosa ci ha raccontato. Sistemi di risparmio dell'acqua. Allora, innanzitutto ci sono i riduttori del flusso dell'acqua, che sono delle piccole capsule che vanno avvitate nel rubinetto oppure nella doccia e che, grazie a una legge, diciamo, fisica molto elementare, rendono più vorticosa l'acqua e miscelano aria e acqua. Il risultato è che io ho un flusso di acqua che esce dal rubinetto ugualmente potente con la metà dell'acqua. Ma in Italia c'è una realtà in movimento. Le mobilitazioni hanno portato la gente in piazza sia al nord che al sud, in tutta Italia. Si sono avuti i primi segnali di cambiamento. Uno, per esempio, è arrivato dalla Puglia, l'acquedotto pugliese, lo sapete, il più grande acquedotto d'Europa, il terzo al mondo. Beh, il presidente della regione, Nichi Vendola, appena eletto nella primavera dell'anno scorso, si è subito opposto alla privatizzazione dell'acquedotto e ne ha affidato la presidenza a Riccardo Petrella, il fondatore del contratto mondiale dell'acqua. La prima cosa da fare, ha dichiarato Petrella, è capire
se un acquedotto è un soggetto che vende acqua o seppure è un soggetto che deve garantire l'accesso all'acqua a tutti i cittadini alla minor tariffa possibile. A Napoli, comune e provincia avevano cercato, anche la regione, avevano già deliberato di privatizzare l'acqua, ma si sono scontrati lì con un movimento imponente di cittadini, associazioni guidati da padre Alex Zanotelli, no? Il quale ha ribadito che mettere l'acqua nelle mani delle multinazionali, lasciando che diventi un grande business, significa andare verso un futuro dove nel mondo, oltre ai 50 milioni di morti all'anno che abbiamo per fame, avremo 200 milioni di morti per sete. Andando avanti così, la delibera delle acque lì è stata cambiata a fine gennaio, non si privatizza più neanche a Napoli. Per rafforzare il progetto di mantenere l'acqua un bene comune inalienabile, è nata a Milano il 13 marzo scorso, anche lì noi eravamo presenti, l'associazione Acqua Pubblica, riunisce tutti gli ambiti territoriali ottimali che hanno scelto di rimanere pubblici, tutti insieme. Lo scopo lì è di affermare che il pubblico oggi può fornire un servizio anche migliore di quello dei privati, con l'obiettivo però di una gestione che sia sostenibile di questa risorsa. Se è stato possibile con la controinformazione, con il boicottaggio alle multinazionali, mettere un bastone tra le ruote al processo di privatizzazione dell'acqua, significa che è possibile pensare e praticare un cambiamento ancora di più vasta portata. È tempo di rialzare la testa, di credere nelle possibilità dei cittadini, è tempo di affermare con forza, dice Francesco Gesualdi, non a caso è cresciuto alla scuola di Don Milani, che il futuro lo vogliamo progettare noi, non all'insegna del denaro, ma della dignità umana. Certamente ogni cambiamento costa, richiede fantasia, richiede costanza. Il cambiamento però inizia da noi o non comincia affatto. Certo, non deve fermarsi a noi, sarebbe un fallimento, deve diventare contagioso, deve conquistare gli altri. Ma se non cominciamo noi, perché dovrebbero gli altri? E se non ora, quando? Grazie, grazie. Grazie. No, cosa avete capito? No. È San Rubinetto, vedete? No, è questa qui. È la San Rubinetto. No, voi pensate che ha parlato per un'ora. Le abbiamo fatte noi. Sono delle etichette, no? Che distribuiamo, le abbiamo fatte tante apposta per regalarle, perché poi uno si personalizza la sua bottiglia, non fa pubblicità alle multinazionali e va in giro con l'acqua del rubinetto. Bello, no? Anzi, non andate via perché c'è per tutti, perché l'abbiamo fatta stampare. E ricordatevi che ci sono anche i riduttori di flusso a 2 euro, quelli del commercio etico, ce li siamo fatti dare così possiamo distribuirli e farli conoscere un po'. Questa è l'etichetta, anzi se volete avvicinarvi per prenderla così ve ne do una per una. Ma grazie, ma che pubblico! Eccole qui, San Rubinetto! Thank you.